Allora, Franco Fracassi, benvenuto sulla 4 Ticino Web TV. Grazie ovviamente di aver accettato l'intervista. Sappiamo che hai pochissimo tempo, quindi cercheremo di andare punto per punto molto velocemente. Allora, il pubblico italiano e anche internazionale ti conosce molto bene, però il pubblico svizzero non ti conosce o ti conosce meno. Quindi, anche se sui tuoi siti c'è la tua biografia, io ti chiederei brevissimamente, proprio in poche battute, di dire ai nostri, diciamo, spettatori chi sei, che cosa fai, ma soprattutto quello che a me interessa è perché, cioè cosa ti spinge a scrivere questi libri e a preparare questi bellissimi documentari insieme a tante altre persone che ho visto che ti aiutano e che avete fatto dei lavori eccellenti. Allora, Franco Fracassi, che cosa fai e perché? Io sono giornalista da 33 anni oramai, ho lavorato per tutte le forme di giornalismo che si possono immaginare e ho fatto per 16 anni l'inviato di guerra e da quasi 30 anni faccio inchieste. E da un certo punto in poi della mia vita ho deciso di mollare qualsiasi forma non solo di dipendenza ma anche di collaborazione con le normali strutture giornalistiche e mi sono messo in proprio a fare cose per conto mio, del tutto autonomo e indipendente, nel senso che le pubblico anche io, ecco, non mi appoggio a nessuno. Le inchieste che faccio anche insieme alle altre persone che, come tu hai ricordato, nel corso di tutti quanti questi anni hanno lavorato insieme a me, si traducono in film e libri. Film che abbiamo comprato in toto e che ci stiamo gustando, poi rapidamente anche ne parleremo. E libri quanto prima. E quindi ho realizzato 12 film e i libri non lo so, più o meno sarà una ventina, forse qualcosa di più, non lo so, insomma un po' di libri. Perché faccio questo? Perché credo che il giornalismo, come del resto tutto il resto della nostra società, si sia massificata e uniformata quasi completamente su una sorta di pensiero unico, soprattutto non tanto il pensiero unico ma il pensiero non critico. E quindi buona parte degli eventi che accadono nel mondo, specialmente quelli più importanti, in particolar modo quelli, vengono trattati parzialmente male, a volte non trattati per nulla, altre volte trattati in maniera truffaldina. Ecco, io semplicemente, da persona che si pone sempre un sacco di domande, cerco di trovare risposta a quelle domande e di offrire a chi guarda i miei film, a chi legge i miei libri, gli elementi per, a loro volta, per porsi domande e magari riuscire da soli a trovare le risposte. Perfetto, diciamo questo. Quello che in teoria dovrebbe essere il lavoro del giornalista. Sì, è molto banale questo, ma purtroppo i giornalisti fanno, cioè, non è che non facciano i giornalisti, ma fanno altro, cioè non... c'è come un vuoto, si è creato un vuoto, non solo in Italia, ma credo nel mondo, si è creato un vuoto. C'è stato un appiattimento generale, piccolissima parte da poche persone. Alla fine. Sì. Francesco Toscano, Diego Fusaro, mi pare, li chiamano pennivendoli o li denigrano in tanti modi. E io dico, magari sono padri di famiglia che hanno, come dire, venduto l'interesse economico. Io non penso nemmeno sia questo, cioè non ho questa opinione pessima. No? Io penso che sia il sistema che sia progettato per produrre giornalismo farlocco. Mm-hmm. Poi ci sono anche i singoli giornalisti, quelli, diciamo, venduti, oppure che lo fanno per carriera o chissà cos'altro. Però il sistema effettivamente è così. Che è sbagliato. Sì. Bene, bene. Allora, veniamo a te. Tu hai toccato dei temi, soprattutto italiani, ma ovviamente sono anche temi che riguardano il mondo, perché sono i temi, per esempio, sulle rivoluzioni riguardano tutti, l'11 settembre e dintorni, insomma, sono tantissimi argomenti. E hai anche toccato argomenti molto, molto scomodi, nel senso che si sono rivelati poi nella tua indagine, hanno scoperchiato, diciamo, delle situazioni molto pesanti, come per esempio anche il comportamento dei vari servizi segreti, la polizia. Parlo del G8 di Genova, che
un documentario sconvolgente che consiglio caldamente di guardare per avere una visione completamente diversa di quello che è successo e non solo. Ma tutto questo ovviamente ti pone in una posizione, chiamiamola così, per certi versi, di grande passione per noi che come te cerchiamo la verità, cerchiamo di capire, ci poniamo mille domande, ovviamente anche difficile, forse anche, lo so, pericolosa, ma questo non lo so. Per quello che fate, per il lavoro che fai tu e che fanno gli altri. Quello che mi interessa, che veramente vedendo i tuoi film e sentendo anche gli interventi in diretta che tu fai con i nostri colleghi della controinformazione, la domanda è: in uno scenario così terribile che tu hai studiato, su cui tu hai dati e probabilmente anche cose di cui ci hai accennato ma che ancora non ci hai detto, che cosa, cioè, come ci possiamo porre? Noi, comunque, cittadini, umani, lavoratori, contributori, cioè tu hai anche elaborato una tua, come dire, visione di quello che sta succedendo, potrebbe succedere rispetto a quello che noi potremmo fare per affrontare il futuro, oppure, come dire, tu ti fermi all'analisi e alla narrazione di quello che succede, dei dati che raccogli e poi ognuno trova la sua strada. Questa è una domanda personale, non professionale. No, io credo che ognuno debba trovare la sua strada perché siamo tutti diversi e quindi credo sia anche non giusto imporre una strada agli altri. O suggerirla, diciamo. Dopodiché penso che la base per poter trovare la propria strada, invece questa sia comune, ovvero l'unico mezzo che ci può permettere di mezzo di trasporto verso la nostra liberazione, chiamiamola così, verso la nostra, verso il poter sentirsi realmente liberi è la conoscenza, non ce n'è nessun altro. Quindi, e questo è quello che manca principalmente, perché tutta quanta il sistema, tutta la società oramai da molti, molti anni sta andando tutto in una direzione, ovvero uniformando la conoscenza si riduce questa, cioè si riduce a poche Dogmi. storie narrate, preconfezionate, diciamo, che non ti fanno, intanto non ti danno il quadro complessivo, ti lasciano nell'ignoranza e spesso non ti fanno capire i meccanismi delle cose, perché è un po' come quando uno ha una malattia e si prende semplicemente una medicina che serve per togliere i sintomi, ma la malattia rimane. Cioè, se tu non comprendi perché ti sei ammalato, curarti. Stai parlando della tachipirina e vigile attesa, in un certo senso. No, sì, È la sto parlando in metafora. Sì. generale, come discorso anche metaforico, nel Sì, senso, sì. se tu No, è capisci chiaro, è chiaro. perché ti sei ammalato, riesci a curarti, cioè, riesci a curarti, cioè a uscire dalla malattia. Non semplicemente a abbassare la febbre o cose di questo genere. Certo. E quello che non c'è oggi è la comprensione del perché ci si ammala e del perché accadono le cose. Questo tipo di livello di conoscenza in realtà è quasi totalmente sparito. Allora, questo è il comune, cioè così non è una questione di punti di vista, cioè questa cosa qui ci deve essere per tutti, cioè bisogna portare tutti quanti a questo livello di conoscenza. Dopodiché, ovviamente, ciascuno farà le proprie scelte, ma quelle stanno nel libero arbitrio. Certo, quindi è un po' quello che diciamo che io vedo in quest'ultimo periodo, in questi ultimi quasi 2 anni, quando si cerca di affrontare in maniera serena un qualunque argomento, quindi si prova a analizzare dei dati, a discutere insieme su delle possibilità, delle ipotesi. Io recentemente anche sui social ho detto: facciamo un ragionamento per assurdo, provate a considerare qualunque sia la vostra tesi di partenza. Una tesi opposta e provate a vedere se trovate prove concordanti verso la tesi opposta. E questo potrà aiutarvi o a rafforzare la vostra opinione o eventualmente a metterla in discussione. Quello che ho notato in questo periodo è che quando si toccano certi argomenti c'è immediatamente una polarizzazione, nella maggior parte dei casi, e non si riesce a sviluppare un discorso logico.
Cioè, a un certo punto l'analisi logica si interrompe, il pensiero critico vacilla e scatta la fede, l'approccio fideistico, dogmatico e per, come dire, schemi. Io mi ricordo recentemente stavo parlando di un argomento relativo appunto a questo pass, cose del genere, e una mia amica su Facebook ha scritto «Sei un Novax». No? Io ho detto cioè io sto facendo un ragionamento sulle conseguenze, gli approcci tecnico-democratici, sanitari, e tu che cosa c'entra il Novax? No, non c'entra assolutamente. Ecco, allora, venendo adesso... Il problema posso è dire una cosa? Dimmi, questo? Certo, ovvio. Nel senso che... una enorme responsabilità a questo modo di agire e di pensare, secondo me, va attribuito ai social media. Allora, i social media sono gratis per un motivo, molto specifico. Certo. Sono gratis per permetterci a noi di utilizzarli in massa. Dietro ci sono due cose, cioè da una parte vabbè, tutta la sorveglianza di massa, ma questa è un'altra questione, non volevo parlare di questo. No, no, certo. D'altra c'è un motivo. Allora, tutte quante queste grandi imprese, diciamo, digitali, da Facebook e così via, fatte da personaggi personaggi geniali, no? Che uno dice, sono riusciti dal garage a tirar su un'azienda da miliardi di dollari. Bene, e dietro tutte quante queste imprese c'è una società, e non è che so, cioè, c'è proprio un'azienda che fa questo di mestiere, lo dice chiaramente, cioè sono cose che non le nasconde. Questa azienda è un'azienda statunitense, si chiama Intutel. Questa azienda statunitense, se uno va a vedere nella loro ragione sociale, c'è scritto: noi siamo una società della CIA, Central Intelligence Agency, e finanziamo le start-up digitali per favorire il nostro lavoro di spionaggio e per favorire le politiche che noi portiamo avanti. Allora, il lavoro di spionaggio sarebbe il controllo sociale attraverso la conoscenza dei profili delle persone, la profilazione delle persone, questo è un discorso di social network. Poi c'è un altro, la politica che loro portano avanti. Allora, io credo che ci sia una volontà ben precisa di dicotomizzare la società, cioè rendere una società dove c'è chi è bianco e chi è nero, chi è pro o contro, chi la pensa in modo non sopporta, cioè proprio non vuole avere davanti chi la pensa in un altro modo, cioè una spaccatura profonda all'interno della società, e questa spaccatura è favorita dai social media, perché il comportamento, questa è una cosa che ormai è stata studiata ampiamente dai sociologi e dai psicologi del mondo, l'utilizzo dei social media favorisce l'estremizzazione, la polarizzazione delle opinioni. Quindi io credo che questo sia un elemento dirimente. Più si andrà avanti, più i social media entreranno dentro il nostro modo di essere oramai, e più la società sarà polarizzata e ci sarà non desiderio di comprendere le opinioni altrui, ma anche di porsi delle domande, perché nel momento in cui sei polarizzato le domande non te le poni più, sei semplicemente focalizzato su quello che pensi te e quello che pensano coloro che la pensano come te. Bene, allora innanzitutto ti ringrazio di questa notizia importante, questo fatto importante che non sapevo. Ti chiederei anche una cortesia poi di inviarmi il link del nome di questa società, in modo da permettere, no, ai nostri lettori, spettatori, di verificare con i propri occhi, perché un po' il problema... guarda, questo che tu hai fatto è un esempio classico. Se io adesso andassi fuori dal mio studio e in un bar dicessi a un amico, a un conoscente, guarda che Facebook è, dietro Facebook c'è la CIA, la risposta sarebbe: ah, tu sei il solito complottista visionario. E evidentemente però se questo fatto si può documentare, ovviamente, scusami, questo cambia radicalmente le cose. Per cui è molto importante. Non solo Facebook, anche Twitter, Amazon, Google, tutto quello che noi. Certo, tutto quello che nell'immaginario, anche i videogiochi, cioè che sono Fortnite, cioè tutto quello, il nostro immaginario digitale. Ecco. Assolutamente. Volevo chiederti: tu vendi i tuoi libri e i tuoi
i tuoi film sul tuo sito, no? Poi metteremo anche riferimenti per chi vuole approfondire. Però in qualche modo io ho conosciuto te grazie a questi strumenti, no? A questi social, quindi alla tecnologia web. Come, diciamo, riesci secondo te o riusciamo a conciliare la criticità verso questi sistemi e al tempo stesso, in un certo senso, la necessità di esserci perché ci portano un servizio di divulgazione di conoscenza? Io sono costantemente in discussione con me stesso riguardo a questo approccio. Tu come lo Allora, vivi? intanto, no, in realtà io vendo i miei libri e i miei film attraverso la mia email. Sì. Non ho un sito di e-commerce, no, è importante perché ho cercato, cioè il motivo per cui lo faccio, che è completamente antieconomico, nel senso che potrei vendere 2 volte tanto se avessi un sito di e-commerce o se vendessi su Amazon o in qualsiasi Ovvio. altra digitale non. Ammesso che te lo lasciano su Amazon certi i testi, poi perché Cosa? dico su Amazon ogni tanto li tolgono i testi che non piacciono al Ma io mainstream, non ci voglio proprio entrare, cioè non è no, che lo so, se mi dessero milioni di dollari non saprei ovviamente. come mi hanno offerto di essere distribuito in tutte le librerie d'Italia e non ho rifiutato, cioè non voglio, io voglio avere, e penso che in una società, appunto una società dei social media in cui noi viviamo in un mondo parallelo e non abbiamo più nessun rapporto diretto con il prossimo, quando scriviamo un WhatsApp a qualcuno, diciamo, ci ho Sì, parlato, sì. scritto un messaggio a una persona. Quindi, in un mondo del genere, penso ci sia necessità di ritornare ai rapporti umani. E l'email è quello che più si avvicina al rapporto diretto, perché in fin dei conti è una lettera, nel mondo del 2021, insomma. Quindi, chi vuole acquistare i miei libri mi scrive Che è un'email. quello che ho Io fatto conosco, io, tra l'altro. io rispondo, con alcuni c'è una fitta rete di corrispondenza, insomma, si instaura un rapporto che va al di là del semplice acquisto il libro, punto. Non è questo, anche perché poi io mando i libri che mando, li mando con la dedica, quindi anche questo è personalizzato. Certo. Allora, non mi ricordo più la domanda. La domanda, sì. La domanda era, in un certo senso, per farti conoscere, hai bisogno Ah, anche di questi sì. media. Allora, detto questo, io sono cosciente che gli strumenti, come ho detto, dei social media o in generale tutte quante le piattaforme che permettono di diffondere le informazioni su internet sono controllate alla fonte, Certo. no? Non è che sono, più che sono controllate, sono inquinate, ecco, non sono pure. E in alcuni casi, come abbiamo visto dalla pandemia in poi, sono anche controllate perché un sacco di gente è stata sbattuta fuori dai social media, è stata sbattuta fuori da YouTube e così via. Quindi sono sbagliate di per sé, ma sono sbagliate soprattutto perché sono private, sono gestite, sono delle cose pubbliche perché Facebook è il luogo in cui l'agorà, dentro È la un quale la servizio gente. pubblico, però È un controllato dai servizio privati. pubblico però appaltato ai privati, con le regole gestite dai privati, quindi c'è una persona che decide che cosa fare della tua vita, Certo. se tu puoi fare politica oppure no. Allora, indipendentemente da quello che si pensa dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Esatto. trovo aberrante il fatto che sia stato sbattuto fuori da Twitter, cioè è il presidente degli Stati Uniti. Non accetti quello che dice, non ti piace, semplicemente non lo vedi. Cioè, Non lo o segui, cambia, non lo segui. non lo segui, o cambia tutto il sistema, cioè inserisci delle regole che non possono essere decise da Twitter o chi sta dietro Twitter, devono essere decise democraticamente. Quindi la piattaforma è una piattaforma pubblica, con regole pubbliche stabilite da leggi governative che ovviamente non possono comprendere la censura perché anzi andrebbe contro qualsiasi costituzione, oppure non puoi fare come ti pare perché in Certo. quel momento lì tu stai utilizzando un canale pubblico per fini privati. Quello non mi piace, lo sbatto fuori. Trump non piaceva, può anche essere giudicato malissimo, ma quello che è accaduto a Trump potrebbe accadere a ciascuno di noi ed è accaduto a È tantissimi. accaduto, certo. Che non hanno fatto assolutamente nulla di male, e peraltro non c'è nulla di male a esprimere le proprie idee, che sono state sbattute fuori dai vari social. Allora,
io cerco di utilizzarli il meno possibile, diciamo, almeno personalmente lo faccio quasi per nulla. L'unico strumento che evidentemente c'è è quello di raccontare, quindi togliere l'intermediazione anche diciamo, attraverso il social arrivi da qualche parte, è quello di raccontare attraverso interviste come stiamo facendo adesso, Esatto, sì. E quindi ci sono io purtroppo, qualche parte che esatto. spiego qualche cosa, e purtroppo anche questo passa attraverso un social, cioè passa O attraverso comunque, YouTube, sì. o principalmente attraverso YouTube. Però è l'unico, diciamo, il compromesso che alla fine, perché qualche compromesso bisogna fare, sennò non si esiste, nel Il nostro senso video non che. andrà su YouTube, te lo dico, verrà messo su Odyssey Ah, e su meglio ancora, Rumble, quindi non andrà su YouTube, te lo garantisco. meglio ancora. Io Sì, faccio un esempio. sì. I film che faccio li spedisco via email. Sì. I film non arrivano, non c'è un sito dove ci sono i film o YouTube criptato, che so io, e poi uno lì va là sopra e si rivede con la password. Non funziona in questa maniera qui. Sì. Cioè, anche le cose che farò, perché ho un progetto, tantissime cose che hanno a che fare con video, audio e quant'altro. Tutto questo verrà sempre spedito via email, quindi bypassando i social, per quanto possibile, Sì, ovviamente. certo. Non è che uno vive su un baobab, nel senso Esatto. che bisogna, la società questa è, bisogna rendersi conto che questa è la società, per quanto possibile, Poi si utilizza. a fine intervista ti darò un po' di dritte su come fare la stessa cosa in maniera ancora più protetta, perché rispetto a servizi come Google o Microsoft, che sono, ahimè, dei colabrodi, no, da questo punto di vista. Allora, perfetto, volevo infatti proprio dirti questo aspetto, nel senso che noi produciamo, abbiamo bisogno di queste reti, eccetera, ma non sono reti che rispondono ai nostri bisogni, no? In un certo senso. Allora ti faccio una domanda: perché, secondo te, lo Stato, l'ordine giornalisti o un gruppo di editori indipendenti o la collettività non crea un social network indipendente? Cioè, come dire, non c'è uno stesso di organismo pubblico che dice: ok, signori, allora questo è il social network della Repubblica Italiana, ci si registra, o Svizzera, della Confederazione Elvetica, ci si registra col documento d'identità, col nome e cognome, quindi ognuno è personalmente responsabile di quello che fa, perché, come dice la legge, la responsabilità penale è personale e le eventuali conseguenze di quello che dici o che fai, qualora abbiano un aspetto, diciamo, una rilevanza legale, civile o penale, ne rispondi personalmente, quindi la piattaforma è neutrale rispetto alla responsabilità, non è, essendo un editore e non avendo possibilità di censura, non può essere automaticamente lei a dire tu sì, tu no, ma sarà un giudice, no? Ci sarà un tribunale che dice, decreterà d'urgenza che quel contenuto è vietato dalla legge, l'hai pubblicato tu a nome tuo, te ne assumi le conseguenze e quindi pagherai quello che dovrai pagare. Perché secondo te questo, che in realtà è facilissimo da fare, non viene fatto, non viene proposto, io non ne ho mai sentito parlare da nessun politico, da nessun gruppo, da nessun, diciamo, movimento indipendente. C'è un motivo secondo te? Sì, c'è un motivo, personalmente, per quanto possa contare, questa è una battaglia che porto avanti da anni, ovvero spero, mi auguro, ho provato, insomma, nel mio piccolo a portarla avanti, mi auguro che, per esempio, l'Unione Europea, che è un soggetto molto potente, no? Abbia la forza, ce l'ha sicuramente la forza, se vuole. La volontà, E diciamo. la forza, la ricchezza e tutto quanto il resto di costruire i propri social media, cioè un proprio Facebook, un proprio Twitter, un proprio Instagram, un proprio YouTube, che è pubblico, che è gestito da organi pubblici, che segue regole pubbliche, in cui, come scrivo adesso, ciascun cittadino europeo e anche non europeo Si può registrare con i suoi documenti ed si è tutto. registra col Sì. documento e ne risponde penalmente nel caso in cui debba risponderne. Certo. Ecco. Ha queste possibilità. Il problema è che non viene fatto, ma non viene fatto perché non si vuole farlo. Cioè, Facebook non è una cosa casuale che è arrivata e che non si sa come gestirla o
oppure si trovano in società gestirla, c'è stata una volontà che a un certo punto qualche essere umano, prima ho spiegato Facebook come Amazon, come tutti quanti questi siti qui sono stati finanziati da un'azienda che ha uno scopo politico, perché la CIA ha uno scopo politico, quindi a un Certo. certo punto è stato deciso che quella cosa andava fatta e quella cosa ha quelle caratteristiche. Quindi nel momento in cui si va a contrastare quella cosa, quindi Si a è chiedergli se contrastati. pagano le tasse, a chiedergli se Sì. di gestire in maniera più democratica e tutto quanto il resto, o a creare qualcosa di alternativo, ci si scontra non con l'azienda in se stesso, che ha comunque un suo potere enorme, ha un potere gigantesco oramai, queste aziende, ma ci si scontra contro un potere politico. Cioè bisognerebbe a prendere di petto il governo degli Stati Uniti d'America, cosa che nessuno in Europa ha mai voluto fare, ma proprio non c'è la volontà, cioè siamo tutti E quanti tagliare supini, la connessione con. e sì, e dire scusate, ma a noi questo non ci sta bene, adesso facciamo per conto nostro, grazie tanto, ci piace tanto quello che avete fatto, però ve lo tenete voi, cioè un bel Facebook che rimane negli Stati Uniti, noi facciamo per conto nostro, come ha fatto la Cina, per dire, insomma, è la stessa cosa dovrebbe fare l'Europa, Cioè, la Russia l'ha l'Europa tutta. fatto? La Russia l'ha Svizzera fatto. compresa, Sì. la Russia lo sta facendo, la Russia in parte lo sta facendo, ma la Russia ne paga anche le conseguenze, perché non ha la potenza militare, ma non ha la potenza sociale, economica e finanziaria della Cina, e quindi diciamo, viene schiacciata, sta venendo schiacciata letteralmente da questa volontà di essere indipendenti, che non c'è assolutamente nulla di male, Certo, insomma, certo. è Loro giusto hanno il loro che Facebook, porta tutti sì, di che qualcuno, insomma. si chiama VKontakt, lo dico per chi non lo conoscesse, VK, ed è russo, è praticamente quasi totalmente libero, nel senso che per farsi censurare su VKontakt bisogna veramente fare delle cose molto 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 brutte, perché loro, ovviamente essendo russi, hanno un concetto di libertà molto più allargato rispetto agli Stati Uniti. So che sembra un paradosso dirlo, ma è così purtroppo. Ecco, quindi chiarito questo, che quindi questa è un'esigenza reale che noi abbiamo, è anche vero che le persone blaterano, no? Che vogliono la libertà, però poi in realtà quando c'è la possibilità di farlo, alla fine poi, vuoi per pigrizia, vuoi per altre ragioni, non lo fanno. Cioè, effettivamente, non so, ti ricordi, Missora ha creato a un certo punto una sorta di alternativa a Twitter. Ok? Però poi fondamentalmente la gente non c'è andata in massa. E stessa cosa, per esempio, che sta succedendo sulla DC. Tu sai che Massimo Mazzucco praticamente si è trasferito sulla DC. Io mi sono preso la briga di leggere sulla DC le condizioni, no? Di eventuali contenuti che si possono o non possono pubblicare, e purtroppo è per quello che io poi duplico i video su Rumble, che è russo, credo. La cosa preoccupante è che dentro DC comunque ci sono quelle famose regole della community. Tant'è vero che c'è tutto un blog di persone che hanno commentato queste regole della community e hanno detto: ma chi ci garantisce che voi tra qualche anno non cominciate a fare esattamente come fa YouTube? Cioè che la community, che non si sa chi sia, ha deciso che quel contenuto non va bene, anche perché tra le righe piccole c'è scritto che i contenuti discriminatori sono considerati vietati. E capisci bene che quando si parla, per esempio, di un problema come Black Lives Matter, insomma, lì è facilissimo, come dire, sostenere delle tesi che qualcuno può dire è discriminatoria. La teoria gender, peggio mi sento. Cioè, quindi è preoccupante questo. Quindi alla fine credo che l'unica vera soluzione sia quella di cui abbiamo parlato prima, cioè un organo pubblico a controllo individuale con utenti registrati, dove solo la magistratura, con sentenza passata in giudicato, o comunque casi di estrema urgenza, una forma di sospensione, finché non c'è un giudizio, non puoi censurare nessuno. Io trovo che questo sia forse l'unica strada per la quale dovremmo Grazie lottare, lottare. Torniamo un attimo rapidamente, poi ti lasciamo. Non so quanto tempo tu abbia ancora. Così, così. Ok. Allora, tra tutti i temi che hai trattato, ok, ovviamente questo che ci hai anticipato un po' dei social, eccetera, c'è qualcosa che
che tu stai facendo adesso su quello che sta accadendo a livello di tracciamento delle persone, cioè il mondo del Covid Pass e quindi l'idea di avere un QR code associato all'individuo in base al quale qualcuno decide cosa puoi fare e cosa non puoi fare, che è esattamente quello che già c'è in Cina, no? In Cina funziona già così. Tu vai all'autobus, metti il telefonino sulla porta del bus, se non hai pagato le tasse o se hai una multa perché non hai pagato il bus una volta, non si apre e non entri. Ecco, dicevo, tu stai studiando qualcosa, stai facendo un film su questo argomento, stai scrivendo un libro. Come stai vivendo questa situazione dal tuo punto di vista di analisi? Allora, per quanto riguarda la pandemia, ne ho già fatti due di libri sulla pandemia. Pensavo di farne un terzo, però per il momento è ancora in fieri. In gestazione, cioè sì, sto ancora riflettendo esattamente su cosa farlo, perché i temi sono veramente tantissimi. Sì. Quindi non mi sono mai occupato dal punto di vista appunto delle inchieste vere e proprie di Green Pass o di queste cose qui, però ovviamente mi sono fatto un'idea su questo tema, nel senso che credo che si sia colta l'occasione per fare due cose: primo, per fare il più grande esperimento sociale della storia, che è quello che sta accadendo, cioè cercare di capire fino a dove gli esseri umani possono essere spinti a fare, essere, diciamo, portati, sì. possono accettare la perdita di libertà in cambio della loro sicurezza, cosa che non è mai stata fatta prima, nel senso che sì, il terrorismo, ma il terrorismo ci ha portato fino a un certo punto. Adesso è qualcosa che non è un qualcosa che forse potrebbe accadere. La propria salute, sicurezza nel senso della salute individuale, intendi dire, o della sicurezza? La sicurezza è una cosa generale, nel senso astratto, sicurezza, okay. Sì. Individuale, tutto. E oggi è qualcosa che accade intorno a noi quotidianamente, quindi noi siamo dentro un mondo insicuro, perché il nostro, nemmeno il nostro vicino di casa, il nostro marito, la nostra moglie, i genitori, i figli, possono essere quelli che ci condanneranno a morte. Quindi è una situazione di massima insicurezza, cioè più di così non si può avere. Allora, in una situazione del genere, fino a dove l'essere umano si può spingere? Un essere umano evoluto come l'essere umano occidentale, quindi non queste cose qui non si stanno provando in Zambia, si stanno provando in Italia. Certo. Quindi un essere umano evoluto, ricco, che ha consolidato una serie di diritti democratici. Tanto è vero che fa battaglie come Black Lives Matter, come battaglie per il gender, eccetera, eccetera, cioè, che ha già un livello di coscienza dei propri diritti individuali molto alti. Quindi si sta vedendo se questa coscienza dei diritti individuali molto alti può essere intaccata, fino a dove può essere intaccata. Questo è un aspetto del Green Pass. E poi c'è anche un altro aspetto, ovvero accogliendo l'occasione per accentuare un processo che era in corso già da 20 anni, dico 20 anni perché quest'anno ricorre il ventennale dell'11 settembre, sono già 20 anni che c'è un processo di tentativo di emarginazione del dissenso, di silenziamento del dissenso. Questo processo è iniziato con l'11 settembre, è stato portato avanti, aggiungerei io, con successo fino ad oggi, e oggi è stata come data una sorta di accelerazione, non so se sia la battaglia finale, un colpo però, di grazia, insomma, sì, è probabile, sì. Qualcosa che farà sì che quando finirà questa pandemia, perché poi finirà, del dissenso si raccoglieranno solamente macerie, almeno questa è la loro volontà. Certo. E quindi quando ci sarà una battaglia per i diritti del lavoro, per i diritti del diverso, per i diritti della pace, per i diritti di quello che ti pare a te, non è questa la cosa importante, quindi un'altra battaglia, non è quella della pandemia, non ci sarà nessuno a combatterla, semplicemente perché non è che non ci saranno persone che dissentiranno, ma queste persone
non avranno più voce o non verranno semplicemente più ascoltate. Io penso che quello che questa succederà è la cosa peggiore di tutte, cioè di tutte quante le cose, più dei morti, più della profilazione delle persone, più dell'esperimento sociale che è in atto, questa è la cosa più grave e più preoccupante di tutte. Il 15 ottobre i portuali si riuniranno come baluardo, diciamo, contro questo Covid Pass, questa regolamentazione, diciamo, degli accessi delle persone, e lì secondo me si vedrà quello, se ci sarà un Genova 2021, diciamo così, quindi se si ripeteranno i meccanismi che abbiamo visto la prova generale a Roma recentemente con l'infiltrazione della polizia all'interno delle manifestazioni pacifiche, con l'esaltazione delle manifestazioni neonaziste di Forza Nuova, eccetera, eccetera. Ecco, vedremo quello che faranno con i portuali, perché molto probabilmente lì si giocheranno veramente delle carte importanti. E adesso non dobbiamo fare un commento politico, quindi, come dire, osserviamo, vediamo quello che succederà, però probabilmente quella sarà forse come dire, l'ago della bilancia, no? Ti ricordi Spadolini? Ecco, l'ago della bilancia che dirà se si va verso una direzione che la cittadinanza non accetta, oppure se il sistema vincerà, eccetera. Io credo che i portuali di tutta Italia, perché da quello che ho visto le notizie si stanno unendo tra di loro, se i portuali di tutta Italia diventeranno lo zoccolo duro della resistenza, come dire, ad oltranza, che alla fine vincerà. Vedremo come si comporterà lo Stato, come saranno le istituzioni, ma soprattutto come si comporterà la gente, perché già a Trieste si dice che molte persone non portuali stanno scendendo in piazza per appoggiarli, ma bisogna vedere poi se questo succederà anche in altre città non portuali, perché sai, uno di Milano non ha lo stesso rapporto col porto di Trieste o di Genova che ha uno che vive nella città, che direttamente o indirettamente, diciamo, beneficia in qualche modo del giro d'affari legato al porto. Quindi vedremo che cosa succede. E ricordo, appunto, poi manderemo tutti i tuoi link, i misteri di Wuhan, giusto? E Protocollo Contagio sono i due testi di cui ci hai parlato. I testi che riguardano la pandemia. Sì. Esattamente, esatto. E quindi aspettiamo anche che tu ci allieti. Posso aggiungere, visto che ho spiegato come fare a ottenere, sì, cioè il fatto che io non vendo nei normali canali, l'unico modo che si può percorrere per avere un mio libro, che possono essere Protocollo Contatto di Misteri di Wuhan, non qualsiasi altro libro, certo, o un mio film, e scrivermi un'email alla mia email personale, che è francofracassi1 al numero, che ho gmail.com. Sì, sì, ma l'avremo poi messa sotto tranquillamente. Sito, mi email, tutto. Scrive, io spiego, sì, come fare ad avere tutto, sì, quanto. Sì, sì, funziona. Infatti noi adesso appena finiremo di vedere gli altri 6 video che ci mancano, 6 film che ci mancano, passeremo ai tuoi libri, piano piano avremo il quadro completo. Devo dire che sono un po' tentato di leggerli e un po' spaventato, perché man mano che tu racconti delle cose che ovviamente non sono cose che si trovano nemmeno su internet, nemmeno nella controinformazione, cioè riesci te e appunto anche i tuoi collaboratori riuscite a tirar fuori degli argomenti e delle notizie, delle informazioni, delle prove che sono a volte spaventosamente vere nella loro semplice evidenza. E questa cosa, quando io ho sentito le intercettazioni della polizia durante il G8 di Genova, e io non ci volevo credere, dico no, ma questo non è possibile, che delle persone, delle forze dell'ordine possano aver detto queste cose. E purtroppo invece sono atti del processo, no, che tu hai preso diciamo da documenti ufficiali, quindi sono, ahimè, documenti di pubblico dominio. Bene, Franco, noi intanto ti lasciamo per ora. Da un lato vorremmo rincontrarti presto per approfondire altri argomenti, dall'altro speriamo che non ci siano delle urgenze e delle tematiche così importanti per la quale sia necessario rivederti, per cui da un lato dico ci vediamo presto, dall'altro spero di non rivederti presto, perché vuol dire che le inchieste che hai fatto per ora bastano e che non ci sono nuove tematiche da affrontare. Bene, ti ringraziamo tantissimo e allora per ora chiudiamo qui la registrazione.